tratta di un prodotto veramente dalle performance che posso dire, per quanto mi riguarda, superano le performance della microfibra, al di là del discorso ambientale, ma proprio a livello proprio di performance di assorbimento. Assorbe, pensate, dai test che hanno fatto, fino al 6 volte più acqua rispetto all'asciugamano in cotone, giusto per darvi un'idea. Ed è un tessuto veramente morbido, molto sottile, adesso ve lo posso anche far vedere. Sembra di toccare la seta, è molto diverso al tocco rispetto ad un asciugamano classico, e ve ne accorgerete quando e se avrete modo di provarlo. E il fatto di essere ultra assorbente cosa vuol dire? Vuol dire che ci permette di asciugare la chioma dimezzando i tempi di asciugatura, ma soprattutto riducendo notevolmente i danni meccanici che possono risultare dall'utilizzo del phon, cosa che non è scontata assolutamente, perché uno si risparmia tempo passato con il phon in mano, appunto, a provare ad asciugare una chioma che è ancora piena di acqua, ma soprattutto il capello, la fibra ne conquista di salute sicuramente. Ovviamente, come vi dicevo, io ho fatto una ricerca di mercato prima di proporvi questo prodotto, e con mio stupore ho visto che veramente ce ne sono non pochi, pochissimi asciugamani in bambù in giro. Io personalmente, da imprenditrice, avrei potuto fare arrivare questi asciugamani dalla Cina. Però questo non avrebbe sposato l'impronta ecologica che ha questo prodotto, e quindi a questo punto ho deciso di, e mi sono intestardita nel trovare un fornitore in Italia di fibra di bambù. E io da Capricorno poi dopo sono molto testarda e non molo l'osso fino a quando non ottengo quello che desidero. Ordinarlo dalla Cina sarebbe stato molto più semplice, i costi sarebbero stati molto molto più piccoli rispetto a quello che adesso il costo di produzione di questo asciugamano qui, e vi spiegherò il perché, ma io volevo sapere esattamente come veniva trattato, da dove proveniva il prodotto e così via. Anche è vero che attualmente la fibra in bambù non esiste made in Italy, perché il bambù viene coltivato attualmente solo in Sardegna ed è un bambù solo a fine alimentare. Quindi anche questa fibra viene importata dall'Asia, però viene importata la fibra grezza che poi viene lavorata in Italia. E io, nella mia caparbietà, sono riuscita a trovare, dopo varie ricerche, sono riuscita a scovare, dopo mesi di ricerca, un fornitore italiano che tese ordine il filo di bambù presso il suo stabilimento. In seguito, ottenuto il materiale greggio di bambù, viene inviato per il finissaggio presso una tintoria italiana specializzata per il lavaggio e la lavorazione finale. Quello che poi mi ha rassicurata anche che questa spugna ha anche la certificazione internazionale OECOTEX, che è anche la certificazione nello specifico per la destinazione uso per i bambini, che praticamente certifica che le tinture utilizzate non sono nocive in contatto con la pelle. Passiamo alle cose pratiche. Per chi va bene questo tipo di asciugamano, va bene per tutti i tipi di capelli, ancor meglio per i capelli tendenzialmente secchi, capelli che si elettrizzano facilmente, e questo lo vedrete veramente dopo aver tenuto l'asciugamano in testa per 5-10 minuti. Il risultato finale cambia da così a così. Poi dopo me lo direte. Ovviamente in base a quanto tempo tenete l'asciugamano in testa non è che vi ritroverete poi i capelli asciutti, anzi è sempre meglio fare una passata con il phon proprio per chiudere le squame e poi avere una chioma lucida, però vi assicuro che il tempo di asciugatura si riduce notevolmente. Va bene per i capelli corti, ma va bene anche per i capelli lunghi? Allora, le dimensioni che abbiamo scelto di fare, quindi il materiale utilizzato, la fibra utilizzata, guardate, è grandissima, quindi sono 90x75, però c'è una chicca. Diciamo che le dimensioni finali sono minori, sono un 85x62 di altezza. Perché? Perché praticamente ci sono, dovete conteggiare i bordi, che abbiamo scelto di fare semplici, appunto proprio per rimanere con un prodotto puro, quindi di bambù,
c'è questo bordino che poi serve per fissare in maniera molto molto facile, senza che scivoli dalla testa, l'asciugamano. Poi vi farò vedere come si fa. Quindi considerate che le dimensioni sono all'incirca un 85 x un 62-63, ovviamente varia sempre, si tratta di una fibra naturale che appunto con il bordino che può variare un po', non sono delle dimensioni standard come insomma nel caso della fibra sintetica, quindi può variare ancora di più, le dimensioni possono variare un po' in seguito al lavaggio. Per chi non ha esperienza, non usa nel quotidiano le fibre naturali, dovete sapere che anche questo qui, che io lo uso già da più di un mese, nel momento in cui lo bagniamo, quindi lo laviamo, cambia proprio struttura, è come se la fibra si ricordasse che è un fusto, diventa molto rigida e molto pesante, una roba incredibile, infatti ci sono rimasta la prima volta. E man mano che si asciuga torna ad essere soffice come prima. Ovviamente mi raccomando, non dovete lavarlo l'asciugamano con una temperatura superiore ai 60 gradi e utilizzate dei detersivi delicati. E vi consiglio una chicca che mi è stata data da Olesea, che è appunto dietro il progetto Reborn in Italy, grazie ai quali questi asciugamani sono stati poi cuciti. Se non avete visto il video, vi consiglio di vederlo, è il video della settimana scorsa, vi lascerò il link qui sopra da qualche parte. Utilizzate del balsamo per capelli tutte le volte che lavate l'asciugamano e vedrete come tornano morbidi come il primo giorno in cui l'avete acquistato. Se vi ricordate questa chicca, vedrete che l'asciugamano sarà sempre come nuovo. Quindi, tornando alle dimensioni, dicevo che va bene quindi per i capelli corti come i miei, ma proprio grazie a queste dimensioni va benissimo anche per capelli lunghi oltre le scapole, quindi assolutamente va bene per entrambe le categorie, capelli corti e capelli lunghi. E ovviamente, proprio perché non ho voluto fare un turbante e ho scelto di fare un asciugamano classico, standard per certi versi, è perché volevo che potesse essere utilizzato, avere anche degli utilizzi diversi per chi ha delle esigenze diverse. Ossia, se hai un bimbo, proprio grazie alle proprietà di cui ti accennavo prima, antibatteriche, antimicotiche, è un ottimo asciugamano da bagno per il bimbo. Per chi ha problemi appunto con è una pelle sensibile che si irrita facilmente, questo è il tessuto ideale da utilizzare per la cura del proprio viso. Mi raccomando, per chi dovesse poi acquistare il prodotto, va sempre lavato prima del primo utilizzo, come tutti i prodotti nuovi che appunto acquistiamo nei negozi. C'è una cosa che ci terrei a dire su questa fibra. Come per tutte le fibre naturali, parliamo del lino, della seta, anche il bambù presenta delle irregolarità. E mi è capitato di vedere appunto su alcuni asciugamani che ho, vi farò poi vedere appunto anche in anteprima di che tipo di irregolarità parlo, che la fibra appunto non sia perfetta come la fibra sintetica. Se prendete Amicofibra è uguale dappertutto, cioè su tutta la superficie dell'asciugamano. Ebbene, nel caso delle fibre naturali, se tenete presente appunto anche la seta, la più pregiata ha dei nodi proprio che si presentano sulla superficie, ma è una caratteristica proprio della fibra naturale. Quindi tenete presente questa cosa qui nel momento in cui acquistate un prodotto di questo tipo, perché il fatto di avere delle imperfezioni nella tessitura del asciugamano non vuol dire che è un difetto, è proprio la fibra che è così, quindi non consideratela un difetto, è una caratteristica della fibra naturale, della fibra viva. E ultimissima cosa sul discorso appunto fibra naturale e la sua forma, che può variare e cambiare in seguito
seguito al lavaggio oppure se lo stirate. Come vi dicevo, è importante non superare i 60 gradi e non candeggiate. Va benissimo, l'Enè io l'ho utilizzato, si è macchiato e va benissimo con un lavaggio a 40 gradi con i detersivi soliti. Quindi mi raccomando, se volete mantenere una forma pressoché identica a quando lo acquistate da nuovo, non, insomma, trattatelo bene l'asciugamano e vedrete che ne usufruirete per anni e anni a venire di un asciugamano che mantiene inalterate le sue proprietà. E giusto per darvi la panoramica totale su quello che è il prodotto, quindi l'asciugamano, il packaging, come parlavo ieri su Instagram nelle stories, è un discorso a parte. Ho fatto delle ricerche per capire qual era la formula più adatta per inviarvelo. Come sapete, i prodotti sono in vendita solo online. Solitamente gli asciugamani, come sapete, vengono proposti in delle buste di plastica. È una cosa che io mi sono assolutamente rifiutato di prendere in considerazione come alternativa, perché non sposava l'impronta ecologica di questo prodotto. Quindi alla fine, per il momento, l'asciugamano vi verrà recapitato in una carta velina a foie, che io poi adoro, è questo rosa molto delicato e molto femminile secondo me, e in futuro cambierà, perché probabilmente ci sarà una scatolina tutta sua dedicata all'asciugamano. Quindi ci tenevo proprio a farvi vedere quanto è importante per me essere coerente in questo discorso, perché ci tengo davvero tanto. Ho tenuto per la parte finale quello che rende davvero speciale questo asciugamano, perché per chi si fosse perso il video che ho fatto la settimana scorsa, questo asciugamano ha questa forma qua grazie alla collaborazione con una realtà speciale, unica nel suo genere, un progetto di volontariato, di condivisione e di supporto che è Reborn in Italy. Vi lascerò nel info box del video anche il link al social di questa piccola realtà, che praticamente ha come scopo di inserire nel mondo del lavoro delle mamme, delle donne strappate alla violenza del mare, della strada o della guerra. Ecco, queste mamme imparano un nuovo mestiere e sono stata felicissima di dare il mio supporto affidando a loro la cucitura, e quindi sono state loro a tagliare e a cucire questi meravigliosi asciugamani, che praticamente voi acquistando darete a vostro turno il vostro supporto. Ovviamente io vi invito, come ho fatto già in passato, di visitare anche il loro shop online, troverete il link nell'info box del video e potrete dare il vostro supporto diretto anche alla loro realtà. Io nel mio piccolo veramente sono felicissima di aver trovato il modo di poter contribuire e dare il mio supporto a questa realtà e aiutare loro appunto a prendersi cura un domani con maggiore serenità dei loro figli. E se il prodotto vi piacerà e avrà successo, ovviamente sarò più che felice di poter tornare a proporre e a sostenere altre donne. E mi piacerebbe tanto che appunto dessimo il nostro contributo a questo movimento, che mi auguro diventi sempre più grande, in cui donne aiutano altre donne in difficoltà. Un'ultimissima precisazione, e con questo vi saluto e vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a questo punto del video. Gli asciugamani hanno una disponibilità limitata, ossia sono pochi pezzi, relativamente pochi in base anche a quello che sarà la vostra richiesta, perché ovviamente è anche un test per me, e anche perché voglio capire se il mio entusiasmo per questo tipo di prodotto poi dopo troverà riscontro nel vostro gradimento. E ovviamente, se poi vi piacerà, tornerò a riproporlo sullo shop online il prima possibile. Lo trovate già disponibile sullo shop, vi lascerò il link qui nell'info box del video e anche qui da qualche parte nel video, e lo trovate scontato con un codice sconto promozionale per questi primi giorni.
Niente, spero che questo video vi abbia dato la possibilità di conoscere un nuovo tipo di tessuto. Certo è che per me riuscire a proporvi un prodotto ecologico, ultra assorbente, ultra performante, antibatterico, analergico, antimicotico, straordinario per i nostri capelli, ma anche per la nostra famiglia, perché no, in base all'utilizzo che ne vogliamo fare, è un sogno diventato realtà. E di questo vi posso solo ringraziare perché io so che troverò dalla vostra parte il consenso per un prodotto meraviglioso come questo. Ovviamente, se avete dei dubbi, se qualcosa non è chiaro, potete lasciarmi un commento qui, troverete appunto tutti i dettagli relativi al prodotto nella scheda prodotto come al solito sul sito e vi lascerò qui sotto anche l'articolo relativo a tutto quello che vi ho spiegato nel video di oggi, perché appunto preferisce leggere invece che ascoltare, riascoltare di nuovo il video per avere accesso a tutte queste informazioni. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a questo punto del video, anzi, grazie per la grande pazienza. Ricordatevi di lasciare sempre il like per riuscire a far vedere il video a quante più persone. Condividetelo se considerate che possa tornare utile a qualcuno e ricordatevi di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo prestissimo, ve lo prometto. Ciao!